Un'altra situazione che voglio raccontarvi ci porta nella Bergamasca, in un centro natatorio di grandissime dimensioni. Microlife fu chiamato per semplici controlli routinari, visto che questa struttura non ne faceva in modo routinario. Guarda caso, già i primi campioni risultavano essere positivi da legionella pneumofila, addirittura a livello delle docce obbligatorie, per intenderci le docce prima appunto delle maschere. La situazione apparve subito grave perché la legionella pneumofila era ancorata o comunque aveva invaso gravemente soprattutto la centrale termica, in modo particolare i bollitori. Varie furono le strategie applicate. In primo luogo, l'innalzamento della temperatura per un mese dell'acqua calda in tutta la struttura. Subito le analisi però diedero un esito negativo, quindi presenza di legionella pneumofila che era presente sul fondo dei bollitori, perché qui le temperature risultavano essere favorevoli allo sviluppo. Ecco che allora subito venne contattata un'azienda specializzata nella disinfezione degli impianti idraulici. Microlife svolse, come al solito, le analisi sulla matrice acquosa e i risultati, appunto, diedero un esito positivo. Quindi la legionella pneumofila, in seguito a questo trattamento, a livello appunto dell'acqua ad uso sanitario, scomparsa. Il direttore però di questo centro natatorio volle ripetere le analisi dopo un mese. Purtroppo la legionella pneumofila era ritornata. Solo modificando, quindi con la consulenza anche di un ingegnere progettista, il layout relativo alle tubazioni, e quindi generando maggiore dinamicità sul fondo del bollitore, insieme alla disinfezione, legionella fu sconfitta. Purtroppo però, da lì a breve, il centro natatorio fallì per un dissesto finanziario.